Oggi Rete 8 Libri vi chiede un piccolo sforzo, piccolo per i 30 minuti che stiamo per trascorrere insieme, ma anche grande. Oggi io vi chiedo un piccolo sforzo. Proviamo a cambiare la prospettiva. Parliamo di salute, per esempio. Sì, d'accordo, prevenire è meglio che curare. Si dice così tanto che la frase sembra quasi priva di significato e il binomio malattia-cura è così forte da riuscire a cancellarla. Prevenzione. Ecco. Proviamoci oggi a cambiare la prospettiva, sia ragionando in termini di prevenzione, sia nell'affrontare la malattia in un modo diverso. Ed è proprio un bel cambio di prospettiva ad aver guidato nella stesura del suo libro e prima ancora nella vita ritrovata Giulietta Bandiera, autrice del primo libro di puntata, Oltre il cancro. Il libro è stato presentato alla libreria Coop nel centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino nell'ambito del Mese della Salute. Prima di incontrare Giulietta Bandiera abbiamo voluto conoscere alcuni protagonisti. Il Polo dell'Economia Civile e dell'Innovazione Sociale è un raggruppamento di imprese profit e no profit. E all'interno del nostro polo ci sono associazioni appunto che hanno come obiettivo l'innovazione sociale sui territori, cioè che abbiano nei loro progetti una ricaduta sul welfare locale. All'interno appunto del polo abbiamo costituito un network che si chiama Irene Salute. All'interno di Irene Salute ci sono determinate imprese che si occupano appunto di salute. Anna Rita Perticarini, siete qua come dicevamo poco fa con Patrizio Orlandi per il mese della prevenzione. Qual è la patologia, se c'è una patologia diciamo intorno alla quale c'è maggiore curiosità? Con la riabilitazione del pavimento pelvico abbiamo notato come tante persone che magari in passato non si rivolgevano né ai medici specialisti né ai riabilitatori in questo settore, in questo 15 giorni invece sono state le domande che ci sono state poste più di altre, insomma, sia come curiosità e sia a livello di screening. Faremo numerosi screening gratuiti in questo senso. Nell'ambito del mese della prevenzione, ma soprattutto nell'ambito della presentazione del libro di Giulietta Bandiera, c'è anche l'associazione Fiori del Bene Onlus. A raccontarci di che cosa si occupa è Francesca Candeloro. La Fondazione Fiori del Bene Onlus da anni si occupa dei bambini dell'Etiopia, bambini poveri oppure che appartengono a famiglie poverissime o bambini che sono soprattutto orfani. E in questi anni abbiamo costruito scuole, dighe, tre pozzi di acqua. Quello che si propone la Fondazione è prima di tutto il mangiare per i bambini e poi l'istruzione, perché senza l'istruzione nessun popolo può realizzarsi, nessun popolo può evolvere. Giulietta Bandiera, Oltre il cancro, un percorso in 21 passi verso la salute. Di solito insomma, si costruiscono storie sull'onda dell'immaginazione o per raccontare le storie degli altri. Questa è la tua storia, ma è anche una storia che è al servizio ovviamente di quella degli altri, di chi può farcela, perché ci sono questi 21 passi. Cominciamo proprio dai 21 passi. Allora, intanto i 21 passi sono non qualche cosa che ho creato io, ma che semplicemente ho sperimentato in modo automatico e spontaneo nel momento in cui mi sono trovata di fronte al problema di una diagnosi infausta. Però poi, siccome sono una giornalista e appunto ho questo atteggiamento e dico se mi succede una cosa poi la dovrò raccontare, ho cominciato a così, creare delle situazioni in cui potessi incontrare altre persone che erano guarite e ho notato che tutte le persone che guariscono fanno le stesse cose, lo fanno naturalmente, in modo assolutamente naturale e spontaneo, ed erano le stesse che poi ho fatto io per uscire da questo tunnel tremendo di paura soprattutto e anche di sofferenza, direi, che può a noi visitarci nella vita, perché ci possiamo capitare dentro. Non è assolutamente una punizione, non viene estratto il tuo numero, è che la vita accade. E quando la vita accade è quello che tu fai di ciò che accade, di ciò che ti accade, che fa la differenza. Ecco, tutte queste persone che sono guarite, e ormai penso di averne raccolte 700,
e guarite anche spontaneamente da prognosi veramente molto, molto gravi, naturalmente hanno fatto questo lavoro dentro di sé di cambiamento profondo, quasi di trasformazione alchemica, di paura trasformata in amore, di presa di coscienza dei dolori che non avevano voluto sentire profondi e anche del potenziale che non avevano riconosciuto di avere, che quindi non avevano espresso. Per cui i 21 passi sono i 21 passi che fanno le persone che non si ammalano, e le quindi che hanno un'attitudine verso la salute naturale, e le persone che poi invece di fronte al grosso problema reagiscono in modo, diciamo, corretto e opportuno senza rendersene conto, perché tendono alla vita. Invece di spaventarsi dell'ipotesi della morte e del babau della morte, cominciano a lavorare sulla loro vita, per bonificare la loro vita, per renderla più propria, per renderla più personale davvero, perché viviamo dentro una dinamica di condizionamenti che a volte ci fanno dimenticare quello che davvero noi vogliamo essere, e cerchiamo di diventare qualcosa che noi non vogliamo ma che gli altri vogliono, per farli contenti, per essere accettati, per essere vincenti, perché ci è stato detto che dobbiamo essere in un certo modo. Ecco, invece queste persone hanno cominciato a pensare con la loro testa. Da quanto hai questo fastidio? Un paio di mesi, sono malata. È al terzo stadio. E che significa terzo stadio? Si pensava che chi aveva questo tipo di approccio verso la malattia e verso la guarigione fosse un approccio, come dire, un po' sciamanico. Adesso anche i medici invece dicono che assolutamente una delle terapie è la predisposizione del malato alla volontà di guarire, e quindi è scientifico, per così dire, non è più quasi scientifico, diciamo così. Molti medici si stanno integrando, diciamo, si stanno aprendo al dialogo anche con antichi saperi rispetto al benessere dell'essere umano. Io credo che solamente questa può essere la via, solamente il dialogo tra il paziente e il medico prima di tutto, e la corresponsabilità, cioè il dividere, il creare un progetto comune, perché fino a che la medicina da una parte e il paziente, come dire, subisce delle decisioni non sue, dettate normalmente dall'urgenza e dal fatto che così fanno tutti, ecco, fino ad allora il cancro purtroppo è una piaga che si sta diffondendo in modo esponenziale, nel senso che ormai una famiglia su tre e andrà verso una famiglia su due che ne viene toccata se non trasformiamo, e quindi adesso anche i medici se ne stanno rendendo conto. Io ne conosco tanti illuminati. La prima cosa è il cambiamento, nel senso rendersi conto che se ho prodotto cancro non mi viene da fuori, l'ho prodotto io, e quindi se ho prodotto dentro di me una ribellione di questo genere delle mie cellule è perché qualcosa del mio sistema non sta funzionando, quindi devo per forza prendere atto e ammettere che forse non sono così felice, non sono così realizzata, e questa è la via interiore. All'esterno, vabbè, abbiamo una situazione ecologica drammatica, un'alimentazione che deve essere personalizzata. Ci sono le mode, la moda dei vegani, la moda del vegetarianesimo, però non è, ognuno deve scegliere le cose che gli fanno bene e sentire, accorgersi di quello che gli fa bene e che gli fa male. Quindi personalizzare, bisogna tornare a noi stessi, a ciò che siamo come individualità. E poi le forme pensiero. L'altra cosa tremenda è cambiare il modo di pensare, quello generale, perché se io sono un cervello collegato a una mente che è universale, che è quantomeno planetaria, e tutti pensano che di cancro si muore, il mio cervello non ce la fa, la mia mente non ce la fa a staccare la spina da quel tipo di pensiero, e quindi io lo subisco. Penso anche che forse viene comunicato troppo, o comunque tanto, che il cancro aumenta in casi, ma forse non viene comunicato che si guarisce più di prima. Molto più di prima. Io continuo a incontrare persone guarite. È naturale guarire. Noi abbiamo un kit di base interno a noi che tutte le medicine, tutte le terapie che possiamo seguire non fanno altro che ad andare ad attivare le nostre capacità di autoguarigione. Ma se non ci fidiamo di noi stessi, questo non potrà mai accadere. Thank you.
Secondo incontro della settimana, lui è Vincenzo Di Pietro e il suo libro si chiama Dal margine. Il margine in cui è in qualche modo confinato il protagonista è anche lo stesso margine che lo stesso protagonista scavalla e scavalca, ritrovandosi in un altro universo rispetto a quello che aveva prefigurato su se stesso, sul suo futuro, sulla sua vita. Che cosa succede al protagonista del libro? Sì, Dal margine è il titolo che incarna il motivo stesso della storia, cioè una sorta di esilio volontario e un po' ruffiano in cui il protagonista della storia cerca di nascondere poi tutte le sue debolezze. Questa attitudine a lasciare che le cose della vita gli cadano addosso, lui come uno spettatore che fa finta di guardarle privo di interesse. In realtà poi è uno sciacallo perché come tutti noi in attesa dell'occasione propizia per scavallare quel margine e tuffarsi all'interno di quelle circostanze un po' rocambolesche che la vita gli pone davanti. E lascia la sua città, la sua vita tranquilla, la sua futura sposa già con i preparativi in corso, diciamo, per il matrimonio, per arrivare da artista a Roma. Città che per quanto caotica gli sembra persino tranquilla, ma che è così tranquilla poi, almeno le cose che succedono, non è. Camminando per strade deserte nel centro di Roma mi diverto tanto a cadere andare, ci ripenso, mi guardo, mi sfido, la strada un mistero, cento linee in cielo. Quale parte si va? La mia anima è nuda come i manichini in vetrina, dove la gente misura soltanto vanità. Ma il mestiere di vivere adesso mi salverà. Questa è una storia minimalista, insomma, come il genere stesso lo richiede, e lo sconvolgimento nasce dalle cose minime, dalle cose quotidiane, che però lui aveva relegato, Valerio, il nostro protagonista, un pochino nel cassetto, un po' nel dimenticatoio. Quando la quotidianità ritorna prepotente, si accorge che forse lui stesso ha dimenticato la passione che la quotidianità ispira. Il semplice incontro con la coprotagonista, con Giulia, scatena in lui una sensazione di una necessità, un impulso di entrare con due piedi nella vita di questa ragazza. Ci si aspetterebbe in condizioni normali che sia la fortuna a decidere, come una citazione di inizio romanzo dice, la palla che impatta contro la rete non sappiamo mai bene se cada nel campo del battente o nel campo avversario. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no. E allora si perde. E in quella frazione di secondo che si decide il resto spesso della nostra vita, come quella di Valerio, del protagonista. Valerio, che è un protagonista appunto che fino a quel momento almeno in un certo senso non decideva della sua vita, come dicevi tu, insomma le cose gli cadevano addosso. Impara finalmente la difficile arte della decisione, non lo puoi dire perché altrimenti perché leggere il romanzo, però è sicuramente una prova in cui si cimenta. Sì, come ho detto, il protagonista in realtà è un po' ruffiano, una critica mossa al romanzo, giustissima, è quella anche se vogliamo un po' di far finta, di credere che sia la vita che ha scelto per lui, che lui, insomma, da povero cocco subisce queste situazioni. In realtà l'attendismo è finalizzato poi invece a un attacco da generale, molto calibrato, molto preciso, molto scelto e molto selezionato. E poi, come ha presagito lei, in effetti a quel punto però è la vita che decide di porgli la domanda definitiva, cioè che cosa intende fare. Questo risvolto della Cherche la Femme, insomma, anche è una storia d'amore o quella donna rappresenta anche molto altro che una storia d'amore? Beh, citazione per citazione, allora potremmo dire forse che Giulia è la belle dame sans merci. È un momento di colore, e Valerio è un pittore del resto, è un momento di colore che gli sporca la tavolozza, ed essendo lui un pittore non può veramente proprio rinunciare a guardare quella serie di vibrazioni, quella serie di sfumature di colore che gli attraversano la vita. Non è quindi tanto una scelta, è veramente un precipitare in un dirupo
dal quale fino alla fine non saprò se riuscirà a frenare o lasciarsi precipitare dentro. Questo non è il primo romanzo di Vincenzo Di Pietro, una passione evidentemente per la scrittura che lo ha portato già a pubblicare diversi lavori con diverse case editrici. Raccontaci un po' dei precedenti e di come sei arrivato a questo. Beh, io amo sempre ricordare, forse se vogliamo, il primo romanzo, perché ero un imberbe 14enne a cui capitò di tempi in cui per fortuna non c'era ancora tanta tecnologia, quindi di scrivere con una vecchia Olivetti un manoscritto e presentarlo ad una casa editrice. Quando fu accolto il mio primo romanzo, insomma, mi ricordo mi ubriacai con uno spumante che sapeva di tachipirina. Ovviamente sì, mio padre fu molto felice di questa circostanza, anch'io, però erano bei giorni. Poi il cammino è proseguito, insomma, pian piano ci siamo un pochino fortificati, abbiamo pubblicato delle cose, alcune sono state tradotte anche in Spagna, in Brasile, quindi ci siamo fatti un pochino le ossa. E molti editori, perché ahimè ancora la media editoria in Italia sconta questa attitudine a considerare il libro un prodotto a vita marginale, quindi non una storia da cullare e da edificare, ma trascorsa una buona tiratura, passata una buona tiratura di copie, viene richiesto all'autore di sfornare un altro croissant, più o meno ripieno a seconda poi del gusto che si sceglie, per ributtarlo automaticamente sul mercato. Forse ho deciso di invece tenermi il bambino e coccolarlo un pochino per i prossimi anni, questa volta. Sapevo che avrei dato l'assist a Vincenzo Di Pietro, lui l'ha raccolta naturalmente, ma questo è effettivamente un argomento che trattiamo spesso qui, cioè la caducità dei libri, il consumo rapido, che è assolutamente antitetico poi a quella che è di fatto la funzione dei libri quando entra in una casa, cioè stanno lì per chi li ama, per chi è lettore, tutta la vita. Quindi non si capisce come un libro che in libreria, vita breve, non per colpa della libreria naturalmente, ma del mercato e delle case editrici, invece nelle nostre case per fortuna riesce a durare una vita, ad accompagnarci, viene riletto, viene riposseduto ogni volta e da più componenti della stessa famiglia. Indipendentemente da come la si guardi, una storia è una vita. E quindi una vita non si può consumare, si può scegliere di appartenerla, di prenderla con sé in casa, di allevarla, di nutrirla. L'editoria oggi invece offre dei titoli di impatto, spesso accompagnati con copertine di impatto, come se si vendesse un microfilm da guardare e leggere. Si pubblica molto, forse troppo, le case editrici non guardano neanche più la qualità dei loro lavori. L'editing dei tempi di Italo Calvino in Einaudi forse è veramente sepolto e seppellito. Si pubblica molto, moltissimo, forse anche tutto, e ci si affida poi esclusivamente al lavoro degli autori come distributori di un prodotto a tempo, come diceva lei. Allora, visto che il seguito di solito della frase si pubblica troppo è si legge poco, siccome noi siamo a Rete 8 Libri, siamo la libreria Coppa, il centro d'Abruzzo, i nostri telespettatori, così come le persone che vengono qui a seguire le presentazioni, sono lettori e lettori appassionati, io quella aggiunta al si pubblica troppo, cioè si legge poco, stavolta non ce la voglio mettere, va bene? Sì, sono d'accordo, nel senso che poi forse non è neanche vero che si legge poco, che si legge forse qualcosa che la domanda corrisponde all'offerta, no? Quindi sono passati forse i tempi del Caffè Trieste in cui si vedevano persone sedute e che poi quelle persone venivano di anno in anno investite del premio Nobel per la letteratura. Oggi troviamo seduti, forse salotti, qualcuno che non ha più quella caratura morale per forse anche infondere degli insegnamenti. E il Nobel, tra l'altro, è una schitarrata nel miglior senso della parola, però allora diciamo così, si pubblica troppo e si legge meno di quanto potremmo fare. Sì, penso che possiamo essere d'accordo su questo punto. Vita Greco, autrice del Rumore delle cose che iniziano. E già, insomma, partiamo dal titolo. Spesso una parte della fortuna dei libri sta anche nel titolo. Questo è un bel titolo che incuriosisce. Allora chiedo subito a Evita, chi l'ha pensato? L'ho pensato io, effettivamente, ed è stato da subito una delle colonne portanti del libro. E per me Il Rumore delle cose che iniziano è un piccolo talismano, tra virgolette, che mi ha seguita già da prima del libro.
quando facevo mille lavoretti mi sentivo un po' triste, soprattutto nel periodo in cui non lavoravo e avevo l'impressione che tutti andassero da qualche parte e io stessi ferma. E certe mattine, ascoltando dei particolari rumori, mi ricordavo che comunque c'era la possibilità che qualcosa iniziasse e da lì il rumore delle cose che iniziano. Il racconto di un rapporto particolare fra una nonna e una nipote, Ada e Teresa, ed è proprio il rumore delle cose che iniziano un po' la chiave di lettura, perché ci accompagna lungo tutto il libro, perché la nonna cerca di allontanare dalla piccola Ada, che poi cresce naturalmente, la paura di essere abbandonata, come era stata abbandonata, depositata, anzi forse per meglio dire, dai suoi genitori a casa della nonna, genitori spariti, mamma sparita perché, come dire, inadatta al ruolo, e quindi ha delegato alla nonna. Un abbandono, una paura di abbandono appunto, che accompagna Ada, ma che la nonna, personaggio centrale, speciale del libro, insomma, cerca davvero di farle neanche superare, ma proprio dimenticare o anche forse accettare in diversi modi, anche attraverso il rumore delle cose che iniziano, come dire, tutto riparte sempre, quindi non è una fine persino l'essere stata abbandonata. Esatto, sì, Ada è terrorizzata un po', come credo tutti, dall'idea dell'abbandono, ma anche dall'idea della fine, e la nonna cerca sin dall'inizio di instillarle speranza invece nei confronti degli inizi e tutto quello che prova ad insegnarle è sostanzialmente un'attenzione particolare nei confronti delle piccole cose, nei confronti appunto dei segnali che il mondo ci manda, nei confronti appunto dell'inizio, del fatto che anche quando le cose... Cioè, le cose che finiscono lo fanno in silenzio, appunto, e le cose che iniziano lo fanno con una particolare carica. Ada è sicuramente una bambina, ragazza, e anche particolare proprio per questo, perché è una grande osservatrice, molto curiosa, ma si tiene un po' nel suo mondo, un po' in disparte. Lei non ha mai saputo stringere dei rapporti con gli altri. Quando era piccola era sempre tutta sola. A un certo punto però qualcosa, per forza di cose, insomma, non svegliamo e non diciamo troppi particolari per non rovinare la lettura, qualcosa, come dire, la butta dentro al mondo, e lei non perde questa visione così particolare, direi sofisticata ma nel senso migliore del termine, di osservare il mondo, però insomma deve anche averci a che fare e non sempre sono cose piacevoli, forse anche in virtù di quello che le ha insegnato la nonna, comunque va avanti anche imparando a fare da sola. Sì. Ada è particolare da questo punto di vista, perché per grossa parte del romanzo la vediamo magari un po' incerta nei confronti del mondo, sempre un passo indietro, sempre nascosta, sempre un po' fuori posto. In realtà ha una forza che appunto le è derivata anche da questo rapporto totale nei confronti che ha con la nonna, e al momento giusto, cioè nel momento della forte disgrazia che la colpisce, insomma, cioè è inevitabile che la nonna a un certo punto la lasci, però quando poi succede è più forte probabilmente rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare. Cioè, molti lettori me l'hanno fatto un po' notare, sì. Cioè, mi hanno detto "Bah, uno se l'aspetta così fragile". È un po' un cambio di velocità a un certo punto. Sì, esatto, sì, è come se fosse divisa a metà il libro. A volte il venerdì sera Amélie va al cinema. Mi piace molto voltarmi nel buio e osservare le facce degli altri spettatori. Al primo che arriverà in fondo alla passerella. E poi mi piace cogliere quei particolari che nessuno noterà mai. Invece non mi piace nei vecchi film americani quando il guidatore non guarda la strada. Un altro bello ostacolo che Ada si trova lungo il cammino è la sua dislessia, sì. Esperienza importante di cui tu puoi parlare in maniera diciamo approfondita e corretta. Sì, io sono dislessica e da un aspetto che mi appartiene molto, cioè tutte le difficoltà che Ada incontra a scuola e dopo mi appartengono, tra virgolette. È un modo diverso che ha di guardare la realtà, di guardare appunto, in parte penso influenzi il carattere di Ada come ha influenzato il mio e come probabilmente influenza il carattere di tutti i bambini e i ragazzi che hanno modo di sperimentare la cosa. La cosa curiosa di Evita Greco, e qui usciamo dal personaggio Ada, parliamo di Evita,
è che, scoperta questa dislessia, questa particolarità, si mette in mente di fare la cosa più difficile forse, sì, per un dislessico, che è quello di leggere, leggere, leggere e poi scrivere. Sì, lì per lì non ci avevo fatto caso, poi con il passare degli anni ho detto, bah, chissà perché proprio in quel momento mi sono ancora di più. In realtà ero una bambina appassionatissima di storie. Arrivando alle elementari ho capito che la scrittura e la lettura erano il modo migliore di avere a che fare con le storie e mi sono accorta contestualmente che però leggere e scrivere erano le cose più difficili per me. Non so, forse più difficili e più affascinanti, non lo so. Sono quelle sfide che uno insomma si trova proprio per vincere chi la timidezza, facendo un mestiere magari tipo l'attore che lo costringe a esporsi in pubblico, oppure anche il mio se vogliamo da giornalista, e chi invece appunto nel caso tuo sceglie proprio la sfida più difficile, perché insomma poi è bello, no? Anche cimentarsi e viaggiare su questo. Assolutamente. Poi cioè io dico sempre, la vera difficoltà del bambino dislessico, perlomeno stando come ho vissuto io la mia dislessia, sono i primissimi anni delle elementari, dove sembra che la sola cosa che importi sia imparare a leggere e a scrivere il meglio possibile, il prima possibile. In apparenza conta solo quello, che è appunto la cosa che ti riesce più difficile, quindi è più una questione anche di autostima. Perché poi quando a scuola iniziano a importare anche altre attività, allora lì ti rendi conto che forse qualcosa sai fare anche tu e passa meglio. E la prima e la seconda elementare forse sono le fasi più critiche, dopo è più gestibile. Ci si convive? Sì, ci si convive. Appunto, io ricordo che c'era stata un'occasione in particolare che mi ha fatto fare pace con il mondo scolastico, dovevamo scrivere, mettere in piedi insomma una recita, e ricordo che io partecipai molto attivamente alla stesura della trama, diciamo. E lì ho capito appunto che potevo comunque fare qualcosa e da lì è andato tutto molto meglio. Cioè al di là degli esercizi, della logopedia, della neuropsichiatra, eccetera, eccetera, quell'aspetto lì è stato molto più incoraggiante e importante. Fino a questo, che è il primo libro, un libro insomma edito Rizzoli, quindi si parte già con la marcia ingranata, perché è una grande casa editrice. E dopo il primo cosa succede? Spero nel secondo. Adesso se la bambina va all'asilo con più costanza ci mettiamo più. Hai già iniziato? E nella testa ce l'ho, nella pratica non ancora, ma è lì. Spero. Io ho sempre voluto fare la scrittrice, cioè sin da piccola quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io la scrittrice. E ci ho sempre anche molto creduto, probabilmente anche un po' in modo folle, perché quando pubblichi adesso posso dire di voler fare la scrittrice, fino a poco fa non lo potevo dire, cioè sì, lo dicevi ma ti guardavano un po'. E allora, grazie a Evita Greco, Il rumore delle cose che iniziano, edizione Rizzoli, presentato qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo. Parliamo dei prossimi appuntamenti qui in libreria, come sempre tanti, ancora arriveremo quasi a ridosso del Natale, poi riprenderemo dopo le feste, ma intanto che cosa ci riserva la Libreria Coop nei prossimi appuntamenti, Erika? Sì, allora venerdì prossimo abbiamo l'11 novembre, abbiamo Francesca Vecchioni con Mondadori Editore che ci presenta Ti innamorerai senza pensare. Francesca è la figlia del famoso cantautore Roberto Vecchioni e in questo libro ci racconta la sua storia personale di donna che ama altre donne, quindi di questa sua condizione con cui ha diciamo, combattuto per essere se stessa, per dimostrare che insomma, questa cosa non è uno svantaggio ma è una condizione di vita normale come tutte le altre, e quindi ci racconta la sua esperienza, le varie tappe della sua vita e lo fa insomma volendo rimarcare il fatto che lei ci teneva tantissimo a essere genitore, tant'è che è diventata poi mamma. Ti innamorerai senza pensare è una frase tratta da una canzone Figlia che Roberto Vecchioni ha proprio dedicato a lei quando è nata. Mentre il 18 novembre abbiamo Daniel Lumera che è un formatore, scrittore, docente che ci presenta La cura del perdono, sempre Mondadori Editore, e il perdono visto come un valore universale, un valore con il quale possiamo diciamo
trarre del benessere della vita quotidiana, quindi come una strategia per vivere meglio. Mentre il giorno dopo, che è il sabato 19, abbiamo una casa editrice, la presentazione di un libro di una casa editrice aquilana, Arche Edizioni, che ci presenta con i due autori, che sono Alessandra Prospero e Claudio Spinosa, una raccolta di haiku, Haiku Imia si chiama infatti il testo. Quindi con questo libro loro vanno a inaugurare una collana di poesie e lo faranno insomma qui in libreria. Quindi anche questa è una curiosità come le tante che vengono proposte qui in libreria, e esattamente quelle che poi andiamo a così raccontarvi nella nostra trasmissione Rete 8 Libri. Grazie Erika, alla prossima. Grazie.